Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Come vedete, sto per andare a recensire questo fucile da pesca subacquea oleo pneumatico marcato Abistar, modello RAS 50. Vi lascio il link in descrizione di questo fucile, così potete acquistarlo su Amazon e non sbagliarvi, anche perché dovrebbe esserci pure il modello non depotenziato, mentre questo c'è la possibilità di inserire, come vedete, sia il depotenziamento. Se siete quindi magari più vicino al pesce per non aprirlo, ma anche la modalità appunto potenziata, così che spara più lontano sostanzialmente. Vi lascio anche in descrizione il link della recensione e link di acquisto di Amazon della custodia che ho acquistato per mettere questo fucile all'interno, una custodia che può essere usata, diciamo, è progettata anzi per gli slider delle macchine fotografiche, e io l'ho usata a questo proposito per inserirlo. Vi lascio anche il link della tuta subacquea Cressy, davvero bella, e anche delle pinne che ho comprato, come anche del coltello da sub. Allora, partiamo subito con la recensione. Vado a dirvi le misure al volo: sono 14 cm la larghezza, mentre abbiamo una lunghezza di all'incirca 53 cm. Abbiamo un prodotto che ha un peso veramente notevole, nel senso, tenuto in mano si sente che non è plastichina giocattolo. È un fucile che comunque l'ho acquistato, adesso non so quanto sarà il prezzo, comunque sui 100 euro, quindi non è neanche un giocattolino. Anzi, una volta in acqua, quando l'ho provato in acqua in Puglia esattamente, devo dire che mi ha dato delle soddisfazioni, perché ha veramente una gettata che non mi dispiace. Quindi pensavo qualcosa di meno, invece, soprattutto sfruttando il fatto di poter potenziarlo, depotenziarlo, si nota veramente la differenza. Se siete vicino a una tana, vicino a un pesce piccolo, cioè piccolo, un pesce diciamo ravvicinato, è consigliabile magari mettere il depotenziamento per non aprirlo o non rovinare la punta se ha troppa spinta. Mentre se lo vedete un attimo lontano, mettete pure il potenziamento, semplicemente come mettere una marcia delle macchine, come vedete. Basta andare indietro con questo tasto e in avanti. E per caricarlo, come vedete, si va a caricare normalmente. Adesso questo l'ho tolto, si va a inserire. Questa è una molla che viene spinta, lo andate a inserire qua sulla punta che è bucato, e portate praticamente l'asticella qua indietro. Ovviamente qua la cosa che mi piace è che si può montare sia la punta, come vedete c'è la filettatura, quindi si può montare sia questo, ma anche la forchetta. La chiamo forchetta, comunque avete capito, il tridente o quattro denti avvitandolo. Quello l'ho comprato a parte, però incluso arriva sia il libretto di istruzioni, sia la punta, sia la barra, e poi niente. Andate a montare la sagola, c'è anche questo che vi permette di caricare in acqua appunto il fucile, andando a mettere questo sulla punta senza quindi bucarvi le mani. Quindi poi voi andate a caricarlo così. Io lo carico sulla gamba e non al petto, e così viene anche detto di farlo. Ah, e c'è anche questa pompetta che, come vedete, vi serve per andare poi, quando il fucile non avrà più diciamo aria all'interno a gonfiare, e mettere l'aria dietro e quindi a dargli la pressione. Qua si va a togliere questo tappo e poi con la pompa si fanno 2, 3, 4 pompate a dipendenza di quanto è scarico. Come vedete, qua ho fatto una piccola modifica, ovvero era già aperto, si può anche mettere il filo diciamo galleggiante per attaccarlo alla boa, vedete voi. Però comunque io ho pensato bene di mettere una di quelle spugne, diciamo, che si mettono dietro le action cam della GoPro, e per tenerla a galla quando magari ci si tuffa o ci si immerge. Ecco, l'ho tagliata e l'ho messa all'interno, così che mi dà un galleggiamento maggiore una volta che magari sparo e ce l'ho lì in acqua, devo risalire a respirare, perché di per sé dovrebbe essere galleggiante, così viene scritto. Però per una maggiore sicurezza io ci ho inserito all'interno questa cosa.
Poi come vedete c'è una sicura, che è questa. Andate ovviamente a disinserirla quando siete in pesca, in acqua, e tenete ovviamente sempre il fucile non caricato al momento che siete fuori dall'acqua. E qua come vedete si attacca il filo della sagola, cioè la sagola vera e propria, e quando andate a sparare questo qua si porta indietro, quindi si sgancia e la sagola quindi va per i fatti suoi. È veramente comoda questa cosa, e il materiale è veramente ben fatto. Sono stupito perché non pensavo che potesse essere veramente così interessante questo fucile. Qua c'è anche un foro per andare ad attaccare eventualmente una sagola e attaccarlo, non so, anche alla boa. E devo dire che nel complesso sono veramente soddisfatto. Vi lascio quindi il link in descrizione, se avete domande non esitate a pormene, se siete più esperti e volete lasciare un commento, un approfondimento, fatelo pure con piacere, aiuterà gli altri. E niente, secondo me per chi vuole anche iniziare a pescare e non ha magari quell'intenzione di caricare un arbalete con l'elastico, che devo dire che è anche più impegnativo da caricare, perché lo si deve portare al petto, ci vuole una certa forza, poi magari va a premere un po' sul petto, sullo sterno, vi consiglio magari un olio pneumatico piccolino, anche così Rust 50, perché no, e potete fare tranquillamente la pesca in tana o la pesca diciamo di pesci a distanza ravvicinata, ma anche un po' più in là grazie al fattore che si può depotenziare o potenziare. Non posso quantificarmi ovviamente a quanto arriva lo sparo, perché appunto non saprei effettivamente darvi una misura precisa, però comunque calcolate che i pesci sono saltati fuori comunque quando l'ho utilizzato in Puglia quest'anno. Niente, per questa recensione è tutto, tutti i link li trovate in descrizione, scusate, e ci vediamo alla prossima review.